Cara signora Clementi, prima di tutto grazie molte per l'invito a partecipare a questo festival nella vostra bella città di Bologna. E grazie al fatto che quest'anno il festival sia dedicato ai paesi scandinavi. Sono contento che lei ed io possiamo incontrarci in questo modo. L'arte e la cultura sono la colla di ogni società, è ciò che ci unisce nella rabbia e nel riso, ed è l'antidoto alla differenza. La vostra storia d'Italia è ricca di una cultura che ha avuto un impatto massiccio sul resto dell'Europa. Anche nel mio paese la cultura è importante. Dal mio punto di vista, parlare di cultura significa che è un mio dovere offrire diversi tipi di cultura ai detenuti della mia prigione. Nell'isola di Bastoia abbiamo una blues band e un coro della chiesa. Posso dire con orgoglio che la nostra blues band è richiestissima in vari festival di blues in tutta la Norvegia. Come dice uno dei detenuti, quando sono sul palcoscenico e suono per 3.000 persone, non sono più Peter, l'assassino carcerato, ma loro mi vedono come un musicista e io posso vedere che loro apprezzano la nostra musica. Mi sta cambiando. A Bastoia tutto è orientato alla preparazione dei detenuti in vista del loro rilascio dalla prigione. Fortunatamente né in Norvegia né in Italia esiste la pena di morte. Questo significa che ogni uomo e ogni donna a un certo punto dovrà essere rilasciato. Diventeranno i vicini di qualcuno. Ciò che unisce lei e me è il fatto che noi produciamo i vicini di qualcuno. Quando vengo intervistato dai giornalisti stranieri, dico sempre che il mio lavoro è costruire buoni vicini. In questo modo faccio quello che posso per credere nella possibilità di riuscire a fare della società norvegese un posto più sicuro e possibilmente di riuscire a ridurre il numero di nuove vittime della criminalità. Credo che questo modo di pensare rappresenti anche il nostro modo di vivere quassù nel lontano nord. Noi vogliamo essere buoni vicini, vogliamo essere parte di una comunità e se è così, non c'è modo migliore che rilasciare i prigionieri nelle municipalità locali, senza amarezze, ma con abilità sociali conseguite con la formazione e con la testa piena di esperienze culturali. Quando vedo i reportage della stampa straniera che viene a visitarci a Bastoia, alcuni di questi raccontano di una prigione bellissima, la prigione più bella del mondo. Io penso che il punto non è che sia bella o che si debba creare una prigione bella. Il punto è dare ai prigionieri un senso di normalità all'interno della anormalità che un ambiente carcerario rappresenta di per sé. Se io sto a sentire ciascuno dei 115 detenuti che stanno scontando la condanna della prigione, tutti loro dicono che soffrono la perdita della libertà ogni giorno. In Norvegia l'unico elemento di punizione nelle prigioni è appunto la perdita della libertà. Così, proprio per aver perso la loro libertà, ricevono percorsi di formazione per potersi reinserire ancora una volta nella società esterna. Per noi alla prigione di Bastoia è importante anche prendersi cura della natura. Ubicata nel bel mezzo del fiordo di Oslo, l'isola è un'area paesaggistica protetta. Tutti i detenuti devono contribuire al buon andamento della società dell'isola. C'è la squadra del traghetto, c'è quella della drogheria e c'è quella che si prende cura degli animali. Non sarebbe possibile abitare l'isola senza gli sforzi compiuti dagli stessi detenuti. Quindi, se l'isola è bella e scenografica, è perché i detenuti hanno fatto in modo che fosse così. Questo per insegnare ai detenuti la responsabilità. Quello che tu fai alla natura, lo fai per te stesso. Questo è parte della nostra filosofia umano-ecologica. Quindi, tutto il cibo prodotto sull'isola è ecologico. All'isola i detenuti devono anche avere la responsabilità di se stessi e del loro futuro. Noi non li rincorriamo per dire loro quello che devono fare. Loro stessi hanno la responsabilità di alzarsi al mattino e arrivare per tempo al lavoro. Noi offriamo loro differenti tipi di strumenti per permettere loro di prepararsi ad affrontare il rilascio nelle situazioni di vicinato in terraferma, ma è loro la responsabilità di scegliere ciascuno gli strumenti giusti per sé. Mi rendo conto che il concetto di vicinato norvegese è una cosa molto norvegese. È una parte della nostra cultura e ci fa essere quel che siamo. Noi cerchiamo anche di essere buoni vicini rispetto ai paesi europei e ai nostri compagni. Un buon vicino aiuta i vicini che hanno bisogno di supporto, condivide la buona e la cattiva sorte. Allora, i legami tra persona e persona crescono forti e anche tra paese e paese. È con grande interesse che ho letto recentemente che nel vostro carcere si producono articoli per IKEA.
Penso che questo sia importante sia per i detenuti che per IKEA. Un ottimo esempio di come i detenuti possano partecipare alla società esterna. Penso anche che sia una buona cosa che le persone fuori dalla prigione possano fare esperienza di un buon lavoro che è stato compiuto dentro. Spero che lei, signora Clementi, possa venire un giorno a visitarci a Bastoni e spero di poter visitare la vostra prigione la prossima volta che verrò a Bologna. Mi piacerebbe portare qualche nuova idea al mio ritorno sull'isola. Credo che lei faccia, signora Clementi, uno dei lavori più importanti per la società e le auguro il meglio nella realizzazione di questo lavoro. I migliori saluti dal suo collega e dal suo vicino al nord, Tom Everard, governatore della prigione di Bastoni.